Una partita brutta. Colombo, soprattutto nel primo tempo, si diceva in studio del motivo di questa scelta di giocare sostanzialmente con le due mezze ali quando c'era probabilmente più necessità di cercare l'uno contro uno sugli esterni? Beh, ma c'erano gli uno contro uno sugli esterni, per cui seppure c'erano le mezze ali non cambiava, insomma. Come ho detto ieri, si era invertito il vertice del triangolo da alto a basso, ma gli esterni c'erano, eppure non siamo riusciti ad innescarli, quindi non credo sia il problema. Qual è stato il problema? Sicuramente l'approccio, l'atteggiamento è stato di una squadra che non è scesa con il giusto piglio in campo nel primo tempo, è sotto ritmo e così diventa tutto più complicato e tutto più difficile, questo dobbiamo assolutamente dirlo. La ripresa subito dentro l'Escano, assetto iperoffensivo, stavano andando un po' meglio le cose, soprattutto avevo visto Jabua più a suo agio quando è libero, diciamo quando gioca a due. Merol ha fatto la giocata individuale, poi diciamo l'espulsione di Plizzari ha complicato tutto. Sì. Sembrava quasi che fossimo riusciti a portarla anche a casa, nel senso che quell'angolo non era stato neanche battuto in modo perfetto dagli avversari, però diciamo che nel complesso la prova poteva essere positiva in termini di risultato se fosse mantenuto l'1-0, l'avremmo definita generosa in inferiorità numerica, ma sicuramente non brillante. Ecco, a conti fatti non è contento solo dell'atteggiamento, dell'inizio dal punto di vista mentale, dall'approccio dei suoi ragazzi, o anche tecnicamente e tatticamente ha qualcosa da rimproverare? No, rimproverare più, nel senso che c'è tanto su cui riflettere, perché non è solo l'atteggiamento iniziale, perché sicuramente non è stata una prova positiva. Diciamo che nel campionato così complicato, se fossimo riusciti a portarla in porto questa partita sarebbe stato un risultato molto, molto importante in una partita non bellissima e non brillantissima, quindi c'è il rammarico in inferiorità numerica di non essere riusciti comunque quasi sulla linea del traguardo a non portarla a casa, ma non cambia niente la valutazione non positiva della partita. Vediamo se c'è qualche domanda da studio per il tecnico Colombo, che all'auricolare vi ascolta. Sì, la domanda da parte di Fabio Ferraresi. Buon pomeriggio Colombo. No mister, al di là della analisi della partita, che più o meno mi trova d'accordo, prima con Massimo dicevamo che forse il problema sostanziale in questo momento è la mancanza di un'identità di questa squadra, perché io credo che a marzo, siamo quasi a marzo, cambiare spesso il sistema di gioco, al di là che poi, come hai detto bene tu, cambia poco anche come linee di passaggio, come trame, però cercare di mettere i giocatori nel posto giusto per farli rendere al meglio, spesso se hanno delle qualità determinanti, e mi riferivo a Raffià. Noi pensiamo che sia un giocatore che possa giocare prevalentemente dietro una punta, dove può essere più decisivo, cercare di metterlo in condizioni di fare la differenza. Io non lo so se tu sei d'accordo con questa analisi che abbiamo fatto prima. Veloce Fabio. Ma quando non si fa bene si ha ragione, ma l'identità non deriva dal sistema di gioco, deriva da altre situazioni, deriva da una intensità nel giocare, nell'aggredire, cosa che se hai i giocatori in un determinato stato psicofisico, allora ti riesce, perché oggi arrivavamo, specie nel primo tempo, molto spesso sul pallone in un secondo tempo, quindi è lì che poi capisci che magari certe situazioni non vengono, perché c'era poco attacco della profondità, c'erano pochi movimenti, c'era di sicuro una poca parvenza di collettivo nel primo tempo, tant'è vero che poi la partita è stata sbloccata su una giocata individuale, ma se la linea 4 rimane, abbiamo gli esterni, se pensiamo di non avere un'identità cambiando solo il vertice, non credo sia quello, anche perché, ripeto, sono alla fine tre partite che sono arrivati nuovi, quindi se vogliamo adeguare i nuovi è chiaro che
anche il resto della squadra, sicuramente quando si diceva dell'infortunio di Kraja che penalizza in certe situazioni, perché sicuramente le caratteristiche dei centrocampisti poi non sono secondarie al fatto di invertire o meno il vertice del triangolo. Dica solo sì o no, ha parlato con i dirigenti ora? Eravamo nello spogliatoio, sì. Tutto tranquillo, analisi tranquilla. Sì, per ora sì.